In questo esercizio un sasso oppure una pallina da tennis viene lanciata da terra con una velocità iniziale di 10 metri al secondo e un angolo di lancio di 70 gradi. La pallina compie un moto parabolico e va a sbattere contro un muro. Non sappiamo quant'è distante il muro, anzi questa è proprio l'incognita, la posizione del punto D, il punto d'impatto. La posizione orizzontale. Non conosciamo invece l'altezza del punto d'impatto, conosciamo invece l'angolo della velocità d'impatto. Quindi la pallina impatta con un angolo rispetto alla verticale, un angolo delta di 65 gradi. Questa è la velocità d'impatto nel punto D. Con questi dati dobbiamo calcolare la distanza del muro dal punto di lancio, quindi XD. Non guardate lo svolgimento subito, fate una pausa e cercate di risolverlo da soli. Ora vediamo lo svolgimento. Per prima cosa scomponiamo come sempre la velocità iniziale V0 nelle sue componenti X e Y. V0X la calcoliamo V0 coseno di alfa perché è la componente che corrisponde in questo triangolo al cateto adiacente all'angolo alfa. Quindi V0 coseno di alfa, 10 metri al secondo, coseno di 70 gradi e 3,42 metri al secondo. La componente V0Y invece è il cateto opposto all'angolo. Questo è l'angolo, questo è il cateto opposto. Quindi si calcola V0 ipotenusa per seno di alfa. Andando a sostituire i numeri otteniamo 9,40 metri al secondo. Giustamente è più lunga la componente Y, V0Y, della componente X, come si vede anche dal disegno, perché l'angolo supera i 45 gradi. Queste due componenti, V0X e V0Y, le abbiamo calcolate perché ci servono nelle quattro equazioni del moto parabolico. Scriviamo quindi le equazioni e specifichiamo che le andiamo ad applicare nel punto d'impatto D. Quindi scriviamo D nelle prime quattro grandezze fisiche e anche nel tempo. Ovunque c'è T dobbiamo scrivere TD. Quindi andiamo a vedere dati e incognite. Come sempre x con 0 non c'è, vale 0 perché come sempre il sasso, la pallina parte non a sinistra e nemmeno a destra rispetto all'asse y. Inoltre in questo caso è 0 anche y0 perché la pallina parte da terra, infatti la pallina parte dall'origine degli assi, quindi è 0 sia x che y0. Altri dati non li abbiamo, in particolare non abbiamo yd, perché non sappiamo a che altezza la pallina va a sbattere contro il muro. La nostra incognita si trova nella prima formula, XD. Però per calcolarla abbiamo bisogno del tempo TD. Il tempo TD è il tempo che impiega la pallina dal momento in cui parte t uguale a 0 al momento in cui impatta TD. E se noi avessimo l'altezza del punto di impatto, quindi YD, potremmo ricavare il tempo TD dalla seconda equazione e sostituirlo nella prima. Ma noi non abbiamo il punto di impatto, l'altezza YD. Quindi siamo costretti a ricavare il tempo TD dall'ultima equazione, dove però non conosciamo ancora VYD, che sarebbe la componente Y della velocità di impatto. Infatti nel punto D la velocità di impatto è questo vettore VD che possiamo scomporre nelle sue componenti VDY e VDX. Ora la componente orizzontale VDX è sempre costante, come ci dice la terza equazione, e quindi è sempre uguale a 3,42 metri al secondo, cioè è uguale a V0X che abbiamo calcolato prima. Sappiamo infatti che nel moto parabolico la componente orizzontale della velocità non cambia mai. La componente verticale la possiamo ricavare dalla conoscenza dell'angolo delta. Infatti, per definizione sappiamo che la tangente di un angolo, per definizione, è il rapporto tra il cateto opposto e il cateto adiacente all'angolo. L'angolo delta è questo, il cateto opposto è questo orizzontale, quindi VDX. Eccolo, il cateto adiacente all'angolo invece è la componente verticale, VDY. Eccolo qua, VDY, che è quello che dobbiamo trovare. Infatti, in questa equazione noi abbiamo da trovare VDY, VDX lo conosciamo, abbiamo detto che è 3,42 metri al secondo, e conosciamo la tangente dell'angolo, la tangente di 65 gradi, perché l'angolo è dato, l'angolo d'impatto. Quindi con la formula inversa, prima troviamo VDY, dividendo v di x diviso la tangente di delta. Andiamo a sostituire i valori numerici, v di x, tangente di 65 gradi, e troviamo 1,59 metri al secondo, che è un valore ragionevole,
per due motivi è ragionevole. Intanto perché è un valore positivo e questo vuol dire che la componente verticale di velocità V di Y va verso l'alto e questo è giusto perché, come si vede dal disegno, la pallina è ancora in fase ascendente quando colpisce il muro. L'altro motivo per cui questo valore è ragionevole è che è minore di V0Y, cioè minore di 9,40 metri al secondo. Infatti la pallina, mentre sale, perde un po' di velocità verticale. All'inizio era partita con 9,40 metri al secondo, impatta con 1,59, quindi ha perso molta velocità verticale. Ora che abbiamo calcolato la componente V di Y di velocità, possiamo utilizzarla nella quarta formula. Infatti ora questa la conosciamo, è 1,59 metri al secondo, questa l'avevamo calcolata prima, era 9,40 metri al secondo, possiamo trovare quindi il tempo d'impatto che poi andremo a sostituire nella prima formula e troveremo la distanza del muro. Quindi andiamo a sostituire nella quarta formula i valori numerici, VYD l'abbiamo appena calcolata 1,59 metri al secondo, V0Y 9,40 metri al secondo, meno GTD, dobbiamo trovare il tempo d'impatto TD, facciamo la formula inversa e facendo il calcolo viene circa 0,8 secondi, quindi appena meno di 8 decimi di secondo, che è un valore ragionevole, quindi la pallina da tennis ci mette meno di un secondo a sbattere contro il muro. Adesso che ho trovato il tempo TD lo vado a sostituire nella prima formula, quindi lo vado a sostituire qua e trovo la distanza del muro. I calcoli numerici sono questi, quindi V0x, già la conoscevamo, eccola, per questo tempo di volo che è un po' meno di 8 decimi di secondo, il risultato è circa 2,7 metri, cioè il muro si trova distante circa 2,7 metri dal punto di lancio.